proverò a tenere un tono di voce davvero basso perché sono in hotel, è tardi e non vorrei disturbare i miei vicini di camera. Comunque, faccio questo video molto semplicemente cercando di farlo veloce, perché è partito, come molti di voi sapranno, questo progetto su cui lavoriamo da un po', il Meeting Life Journal Project, e sono contentissimo perché molti, in moltissimi, vi state interessando e appassionando all'idea, e è quello che noi cercavamo di fare, appunto, lanciando questo progetto. Volevo ringraziare intanto Lolla, Miss Strawberry Fields, Daniele da Semeder, perché sono stati tra i primi a partecipare al progetto e i loro video sono quelli che avete già visto. Siccome ci sono ancora molti dubbi, anche legati al fatto che la maggior parte delle informazioni sul progetto sono state pubblicate in inglese, ci tenevo a fare questo video in questa prima fase del progetto, quando il quaderno sta attraversando l'Italia, per chiarire alcuni dei dubbi che avete avanzato con le vostre email, i vostri messaggi, anche sotto i commenti di Lolla e Daniele. Quindi mi sono fatto un po' un'idea generale di quello che avete in mente e di quello che non vi è chiaro. Allora provo velocemente a rispondere ad alcune domande che ho segnato qui. Allora, comincio spiegando che cos'è il Meeting Life Journal Project, velocemente. È un progetto che ha l'obiettivo di creare, come ho scritto anche sul sito, un flusso di ispirazione internazionale che leghi appunto persone da diversi paesi del mondo attraverso uno strumento che è quello di un quadernino, un piccolo quadernino che viene mandato in giro per il mondo e ricevuto a catena da persone in giro per il mondo da diversi paesi. Una delle prime domande che mi avete fatto è come viaggia l'agendina, questo quadernino, come va in giro? Beh, è molto semplice, l'agendina non ha le gambe, nonostante io abbia ironicamente usato questa risposta con alcuni di voi su Twitter, ma in realtà il quadernino viene semplicemente spedito da una parte all'altra, facile. Un'altra domanda che mi avete fatto è: non avete paura che il quadernino vada perduto? Siete sicuri che il quadernino tornerà nelle vostre mani? No, non lo siamo affatto, sinceramente, non siamo affatto sicuri, ci stiamo affidando ai servizi postali, quindi questo quadernino potrebbe perdersi da un momento all'altro, ma noi confidiamo nel fatto che invece ce la farà a tornare a casa, prima o poi. Non sappiamo quanto questa cosa durerà, non sappiamo quante persone parteciperanno, abbiamo semplicemente organizzato le cose in modo da rendere tutti i processi logistici più fluidi possibili e fare in modo che questo quadernino viaggi appunto per il mondo. Come faccio a ricevere il quadernino? Posso riceverlo anch'io? Certo, allora abbiamo pensato il tutto in modo che chiunque in realtà possa partecipare. L'unica cosa è che, chiaramente, per fare in modo che questo quadernino viaggiasse effettivamente il mondo, abbiamo dovuto in qualche modo organizzare le cose in modo tale che a un certo punto si cambiasse paese. Ecco, non so se mi spiego. Il progetto iniziale era quello di spedire il quadernino a qualcuno e fare in modo che qualcuno lo spedisse a qualcuno e così a catena. Però in realtà non era affatto semplice, perché in questo modo avremmo rischiato di lasciare il quadernino in Italia, perché partendo dall'Italia e venendo spedito a un altro italiano, sarebbe poi finito nelle mani di un altro italiano, italiano, italiano e così via. Quindi abbiamo cercato di organizzare le cose in modo che questo quadernino potesse cambiare paese e quindi di conseguenza girare il mondo. Per i motivi sopra elencati non potevamo lasciare che chiunque prendesse il quadernino, proprio perché in questo modo non avremmo avuto il controllo sugli spostamenti nel mondo di questo piccolo oggettino. Allo stesso modo non volevamo limitare a nessuno l'ingresso, la partecipazione al progetto, quindi abbiamo pensato a un modo parallelo per poter permettere a chiunque di ricevere il quadernino. Con o senza, sta semplicemente nel fatto che con o senza quadernino potete comunque partecipare. I modi per farlo che abbiamo scelto sono due. Abbiamo previsto un video risposta oppure un blog o qualsiasi cosa, insomma, nel quale scrivete quello che scrivereste nel caso in cui
mi arrivasse il quadernino un giorno. Quindi in basso nella descrizione metterò tutti i link di riferimento. C'è un link, una pagina del sito blog.meetinglife.com sul quale potrete inserire il vostro testo e quindi nel caso in cui non voleste apparire in video potete scrivere sul sito quello che scrivereste sul quadernino, la vostra storia, quello che volete, oppure fare la stessa cosa come stanno facendo anche i ragazzi dei video che avete già visto e di quelli che vedrete in futuro. Potete fare semplicemente un video di risposta, metterlo sotto il video ufficiale del progetto che ve lo linko nella descrizione. E semplicemente partecipare. Poi, per ricevere il quadernino, faremo in modo che alla fine di tutto verranno scelti dei video e dei blog i cui autori riceveranno materialmente il quadernino e potranno davvero farne l'uso, che tutti quanti gli altri che partecipano al progetto ne stanno facendo. Cosa scrivere sul quadernino? Cosa dovrei, una domanda che mi fate in tanti è cosa dovrei scrivere nel quadernino per partecipare? Che video dovrei fare? L'idea di poter essere di ispirazione per qualcun altro semplicemente raccontando voi stessi, quindi una vostra esperienza che pensate possa essere illuminante o semplicemente motivazionale, motivante per qualcun altro. Oppure quante volte vi è stata detta una frase? Una parola addirittura, o vi è stato mostrato qualcosa che in quel particolare momento vi ha acceso una lampadina, vi ha fatto venire un'idea, oppure semplicemente vi ha tirato su o vi ha motivato in un momento in cui ne avevate bisogno, forse. Questo è quello che sarebbe bello scrivere su un quadernino che potrà potenzialmente essere letto da migliaia di persone in giro per il mondo. Quindi quello che ci piacerebbe leggere sono le vostre storie. Quindi qualsiasi storia potete o scriverla sul sito oppure raccontarcela in un video risposta. Qualcuno ci fa i complimenti sul progetto, ma si lamenta della scelta del quadernino. Ho detto perché abbiamo scelto un quadernino così. L'abbiamo scelto semplicemente perché era piccolo, comodo da spedire da una parte all'altra del mondo. E non ho altre domande al momento. Credo di aver risposto alla maggior parte dei dubbi principali. Quindi, nel caso in cui aveste altre domande, potete scriverle qui sotto. Oppure potete seguire il blog, quindi vi ricordo l'indirizzo, lo scrivo poi tutto giù nella descrizione, blog.meetinglife.com, dove potete appunto seguire tutto il progetto e scoprire ogni volta i vari spostamenti del quadernino e vedere ogni volta i video delle persone che lo riceveranno. Per il momento è tutto, per seguire il progetto iscrivetevi al canale di Meeting Life, potete seguirci su Twitter, su Facebook e chiaramente sul blog. Tutti gli indirizzi e tutte le informazioni saranno nella barra delle descrizioni qui giù. Grazie a tutti, se avete altre domande fatele, ci sentiamo presto.